diverso stare controllando. Forse ci tiri molto quella, in effetti vogliamo quell'altra. Sì, no, qua. Secondo me dovrebbe... Bel lavoro. Sì, è bellissimo. Cado un po' verso il centro. Beh, molto di scena, Sì. Risali, poi questo è questo tratto di bosco e discendi. Vedi che bravo che siamo, ricominciamo da capo. No! Noi siamo qua, okay. Quindi volevate fare tutto questo giro, siete dentro dei crinali. Dove cammina sto sentiero? Cercando il passaggio, sì. Per il sentiero del CAI, cioè quando rimane sempre 102 il numero, vuol dire che l'altezza in cui camminate rimane la stessa? No, aspetta, no. Ripeti questo. Ripeti la scusa, ripeti la domanda. Ecco, allora qui dobbiamo provare a orientarci. Mi sono già bene perso. Siamo partiti da qua? Sì. Può essere che il sentiero Guido vada giù di là e questa sia la prima. L'alternativa è che noi abbiamo mollato la macchina prima, no, non è così, no. Guido la guida si è perso dopo 500 metri di Appennino. Come diceva un saggio, se non ti interessa sapere dove sei, non ti sei perso. Io non ne ho mai avuto intorno, la mia prima esperienza con pipistrello. Spiegami perché hai cercato questo ufficio tenuta in mezzo alla campagna e perché fai attività formativa outdoor, in mezzo alla natura. Un po' autobiografica questa cosa, perché sono 20 anni. Io sono uscito stando in mezzo alla natura. Andavo in giro da solo, mi sfidavo a affrontare le paure, tipo di stare da solo la notte, di perdermi. E ci ho trovato un sostegno incredibile, profondo, forte, vero, più di tutte le parole che mi dicevano altre persone. Quindi quando mi sono chiesto qual è il mio sogno, e qui arriviamo che avevo già 26-28 anni, ho proprio disegnato su un foglio, me lo ricordo ancora, il bosco, una casa, le aziende e poi altri progetti. C'era già l'idea dei bambini, dei giovani, cioè l'idea era fatto Robin Hood, creo una struttura in cui faccio, do servizio alle aziende che possono pagare bene, mi faccio pagare bene, poi reinvesto in attività sociali o comunque di utilità pubblica. Chi fa cristalloterapia, credo, l'ho capito, per pulire i cristalli che usa, quindi magari un cristallo nobile viene pulito poi da questo. Guarda i soldi che ci sono nel gesto. Guarda i cristalli che ci sono su questa parete. Sono questi segni in orizzontale. Quindi una miniera di gesso. Un orientino qua dentro non sarebbe male. Noi abbiamo un sistema di archiviazione delle esperienze che non è solo nel cervello, che sarebbe comunque abbastanza facile da gestire. È a livello cellulare, per cui ogni nostra cellula ha in sé delle memorie. A qualità lì non è che cambi molto, no? No, è vero, però io sono un po' più. Ma banalmente per le cure alternative, hai una cosa e la tua la medicina, allora prendi la medicina, non ti compensa, allora c'è un'altra medicina per non